Questa volta abbiamo trovato proprio delle belle cose. E queste le chiami belle cose? Questi rottami? A cosa pensi che ti possano servire? Come va? Io sono Zucker. Zucker adora Città della Cascata. Magari lì troviamo un aggeggio musicale. Città della Cascata è davvero... davvero una città... cosmopolita. Ah, magari lì troviamo un sacco di femmine. Cerca di non fare lo stupido, ok? Tu cerca di non esagerare con le parole, ok? Decidiamo insieme, ok? Ok, ok! Non avere paura. Qui a Dinotopia è usanza che gli ambasciatori come me porgano il benvenuto ai nuovi arrivati. Il mio nome è Atrix. Sono un tipo in gamba e resterò con te finché non ti sarai abituato a questa nuova vita. Cosa mi dici? Non vuoi che un pappagallo ti faccia da guida? Guarda che io non sono un pappagallo, sono un dimorphodon. I pappagalli dicono ciao, oppure dicono Loreto vuole un cracker. Ah, quei pennuti non dicono altro che sciocchezze. Io invece parlo 14 lingue e ho imparato a memoria tutti i nomi di fiori, piante, erbe aromatiche e minerali che si trovano sull'isola. Davvero sorprendente per un pappagallo, non credi? Bando alle ciance, non hai per caso un cracker? Non avere paura, qui a Dinotopia è usanza... Oh, è così, hai perso tua sorella. Oh, Nathan, ragazzo mio, lascia che ti aiuti. Non sarà facile per un tipo come te abituarsi alla vita di Dinotopia, ma se riuscirai a lasciarti alle spalle il passato, sarà tutto più semplice. Forse sarebbe meglio che per il momento accantonassi l'idea di ritrovare tua sorella, perché... perché non vai a far visita a Nalab nella Casa del Sapere? O io non mi sono spiegato molto bene, segui il ragionamento, oppure tu hai battuto la testa durante il naufragio. Quello che sto cercando di dirti è che l'ultima volta che sono stato gentile con qualcuno, ho finito per fare solo un grosso buco nell'acqua. Pensa che rischiai di essere divorato da un tirannosauro nella savana. Ero andato fin laggiù perché la mia compagna era scappata con un miserabile pollo di città pomice. Ora però... preferirei dimenticare quella brutta avventura, quella orrenda avventura. Dai, cene, andiamo! Vincere non è tutto, Nathan. La sconfitta è un'occasione per crescere. Proprio così.
dove vuoi andare? Conosco questa città come le mie ali. Salute, mio giovane amico. Io sono Nallab, assistente del capo bibliotecario della Casa del Sapere. Provvedo alla conservazione di documenti antichi e moderni, anche se il mio capo Enid ha qualcosa da ridire al riguardo. Entra e chiudi la porta. Come possano pretendere che dei rotoli così antichi rimangano integri in una città avvolta dalla nebbia, non lo so. Ah, io adoro il mio lavoro. Non c'è niente di meglio che essere circondati da immagini, quadri e scritti. Salute, mio giovane amico. Io sono Nallab, assistente. Oh, sì, Constance. Una ragazza molto intelligente ma un po' testarda. Fammi pensare. Devono essere passati circa 3 giorni da quando ha firmato il registro degli ospiti. Non vedeva l'ora di ritrovare suo fratello. Tutto ciò che produce musica è fonte di gioia. Naturalmente, se la musica è armoniosa. Quello che ascoltano i dinosauri più giovani, beh, è meglio non parlarne. Io ho la soluzione. Usa la soluzione per pulirle. Non entrano? Ah, sembrano sporche. Dovremmo cercare di pulirle prima. Taron riuscirebbe subito a capire di che cosa si tratta. Sbalorditive, semplicemente fenomenali. Le pietre del sole sono la sostanza più misteriosa che si possa studiare qui, a Dinotopia. Alcuni credono che si tratti del ritrovato di una tecnologia antica e che ne basti una manciata per rifornire di energia un'intera città. Se è vero, nessuno lo sa. Oh, è la mia preferita. Questa coppia, formata da un umano e da un dinosauro, sta eseguendo quella che noi chiamiamo danza figurata. In realtà si tratta di un vocabolario di gesti creato prima che i dinosauri e gli umani fossero in grado di comunicare fra loro. È ancora un grande onore quello di essere invitati da un dinosauro a una danza figurata. Ah, un evento magnifico, davvero magnifico.
Sono felice che tu abbia scelto questa. Ogni anno, a Cornucopia, i giovani prendono parte alle Olimpiadi dinosauriche, la cui gara conclusiva è la giostra dell'anello. Grazie per il tuo aiuto, Nelson. Volevo dire Nathan. Ti prego di accettare questo come segno della mia riconoscenza. Dovrai però procurarti una tromba acustica, un piatto metallico e naturalmente un disco. Troverai tutto ad eccezione del piatto a Città della Cascata. Per gli oggetti di metallo, io generalmente mi rivolgo a Toc Timbo di Città Pomice.